Buonasera e bentornati al nostro programma The Good Night Show, che come sapete ha sempre delle straordinarie esclusive. Questa sera abbiamo quello che si può considerare a tutti gli effetti il padre della lingua italiana. È sfortunato in amore, ma autore del pluripremiato La Divina Commedia. Signore e signori, è qui con noi Dante Alighieri! Maestro, che piacere averla qui. Ah, bello! Ah, bello! Grazie, bello studio avere... codesto, eh? Ah, sì, vedi, davvero. Bello studio codesto, proprio davvero bello. Davvero molto bello. Bello, ma soprattutto grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Via. È una grande emozione. Sarà mai. No, è un'emozione enorme averla qua. Tanto che noi questa sera un po' ci siamo sforzati per capire come restituirgliela questa emozione. Ah. E proprio appunto per questo... ci ha scritto una persona per venire qui, una persona a cui lei è molto legato. Maremma Bonino! Una persona a cui lei tiene particolarmente. Sono 700 anni che non vi vedete. Maremma Bonino! La Beatrice! Publio Virgilio Marone, in arte Virgilio! Buonasera a tutti. Buonasera. Ah, è già arrivato anche Coso? Buonasera. È un grande piacere avervi qui entrambi. Davvero un'emozione enorme. Voi i più grandi personaggi letterari della storia. Sì, vabbè, grande lui, come no? Perché, scusa, che te tu c'hai da dire? I pilastri della letteratura italiana. No, se permette, il pilastro sono io. Mi chiamano proprio così, anzi, mi chiamano Erpilone. Cioè, lui non proprio non conta, cioè, diciamo, io sono romano e io dico alla romana. Sa come lo chiamano dalle nostre parti? Il solamente. È arrivato Dante, il solamente. Ma sa perché? Perché la sua mente è una sola, solamente. Che se tu dici, Grullo? Così se c'è un poeta con la P maiuscola, quello sono io. Che tu vuoi sentirne una? Amar perdona. E che vuol dire? Amor. È bellissimo. Amor che nulla. Nulla per nulla. La vuoi spiegare una volta? Amor che nulla amato. E te tu dici che l'amore è l'amore. Ma che è una frase dei cioccolatini questa? Ma questo è un tarocco, eh? Ma no, ma si può fare così di Dante, no, per favore. Ma gli mangio a pappa in capo. Ma forse vuoi che capisce questo di poesia, sentimenti? Amor gataro. Una pianta la vasso. No, beh, comunque, vogliamo venire al motivo di questa mucca, serata. Cammello. Appunto. Io sono venuto qua e una volta per tutte io voglio dire. Voglio sapere da Dante, da questo signore, perché mi ha infilato nel suo racconto. Ma quale perché? Racconto? Qual è il motivo? Chi te l'ha chiesto? Allora. Quel racconto lì, come si chiama? La commedia divina, Divina Commedia. Ah, tu hai capito? Racconto me lo chiamo codesto. Ma racconto! Più di 700 pagine, tradotto in 58 lingue in tutto il mondo. E racconto me lo chiama la mia Divina Commedia. Ma poi commedia perché? Ma quando mai si ride? Non si ride mai. Che vuoi fare altro che Natale su Marte? Che volevi fare? È il libro panettone, Ma che te tu dici? Sempre meglio del tuo, che l'hai chiamato adenoidi, emorroidi. L'Eneide. No, signori, per favore. C'ha qua della bocca, per favore, signori. L'Eneide, c'ha qua la bocca, Nasone. Non abbassiamo il livello del discorso, vi prego, per favore. Capra. È stato lui, è stato. Grullo. State zitto. Signor Virgilio, veniamo a noi. Lei è qui questa sera per un motivo ben preciso. Sì, voglio sapere una volta per tutte perché mi ha messo in mezzo a sta storia allucinante, da allucinati. Cioè, senza neanche chiedermelo, non mi ha dato neanche un punto di SIAE. Cioè, ma sai che io se voglio ti metto addosso un avvocato che te rovino. La remma chiara arroventata, i licei! Intestare questo qua, i licei, anche un motore di ricerca, e te ne fai tu un motore di ricerca, poi, e io che sono la mente, io che sono er capoccia, come dice lui, niente, a me a Dante solo un olio di cucina. Esatto, e volevo specificare una cosa, perché sull'olio, per come sono andate le cose con Beatrice, hanno proprio specificato extravergine. Non tutti, scusa, te, tu dici queste cose, ma non tutti scrivono le storie che cominciano da Troia. No, signori, per favore, signori, ma sareste dei poeti voi. La pappa in capo, è lui che offende. Ha cominciato lui a cominciare. Ti tiro una pizza adesso.
Io, guardi, sono venuto qui, eravamo d'accordo così. Voglio che questo uomo mi chieda scusa, perché non ho capito perché mi ha infilato in quel postaccio. Ha capito? Mi ha fatto attraversare l'inferno e il purgatorio. Mi sono fatto un culo così io, a scottarmi i piedi. Poi, tra l'altro, io non capisco un attimo perché ha scritto una roba a gironi. Io l'avrei fatta eliminazione diretta. Ma che te tu capisci di cazzo? Cazzo Roma! E sai cosa le dico? Una volta che sono arrivato in paradiso, che mi potevo riposare, togliermi i calzari, sta lì tranquillo, che ha fatto? Mi ha mandato addosso, ha preso un'altra pazza, quella pazza là. La pazza è Beatrice. È la donna angelicata. Che però non gliel'ha mai data. Figlia questa. Mica sei poeta solo tu, hai capito la rima? Che bravo sei a far la rima, te tu sei proprio bravo a far la rima. Allora fanne una con Publio Virgilio Marone. Che rima te riesce, gran coglione? Oh, per favore, signori, per favore, basta. Tacci tu, ad ammazzo. Signori, un po' di contegno, c'è un pubblico che ci sta seguendo. Mangia papa in capo, signor Dante. Guardate che naso che hai, guarda che roba. Hai eclisse. Signor Dante. Signor Dante. Signor Dante, per favore, lei che è il sommo poeta. Ne ingrulla questo. Va bene. Il signor Virgilio le ha esposto le sue questioni. Adesso tocca a lei porgere le scuse al signor Virgilio. Ma che te tu vuoi? Le scuse? Le scuse? Adesso mi chiedi scusa. Se no te gonfio, se no ti aspetto nel mezzo del cammino. Sai io che faccio? Allora io faccio una Divina Commedia numero 2. Sai che è inutile andare avanti. Sono scene che non avremmo mai voluto farvi vedere. Sono scene che non avremmo mai voluto farvi vedere. Tu sei grullo, stupido. Te mangio la pappa in capo, te mangio Maremma Maiara Buccaiola la tua mamma. Impara a scrivere. Schifo mi fai, schifoso. Direi che è inutile andare avanti, sono scene che non avremmo mai voluto farvi vedere. Infatti non ve le facciamo vedere. Termina qui questa strana puntata di The Good Night Show. Vi lascio con un pensiero. Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza. Socrate. Ma che buonasera. Che te tu dici? Socrate. Buonanotte a tutti. Che te tu dici? Ci vediamo la prossima settimana. Qua, ci vediamo signori, basta per favore.